Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a fare la recensione del dock magnetico per Apple Watch, un prodotto uscito molto tempo fa ma che io non possedevo. E quindi andiamo a fare la review. Scarica anche tu iApp Zane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iApp Zane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, eccoci qui. Intanto vi dico, come ho detto già nell'intro, che questo prodotto non è uscito ad oggi, cioè è uscito molti anni fa, se non erro, nel lontano 2015, non vorrei sbagliare. Perché lo sto recensendo oggi? Perché fondamentalmente Apple Watch non l'ho mai avuto. Questo è il primo anno che possiedo Apple Watch, quindi da settembre ad oggi, al day one, è il primo Apple Watch che possiedo, quindi sto sperimentando tutti gli accessori. Tra l'altro, ovviamente, parleremo anche delle caratteristiche, del prezzo, se ne vale la pena acquistare, no, eccetera, e come mi sto trovando io con questo accessorio. Quindi ragazzi, bando alle ciance e iniziamo subito con le prime novità. Intanto vi dico che questo prodotto è fatto apposta per ricaricare il nostro Apple Watch. È compatibile con tutti gli Apple Watch esistenti, quindi la serie 0, la serie 1, la serie 2, la serie 3 ed ovviamente la serie 4. Sicuramente sarà compatibile anche con la serie 5. Ma cosa comporta l'utilizzo di questo prodotto? Ovviamente serve per ricaricare il nostro Apple Watch, ma una volta collegato il nostro Apple Watch fa entrare Apple Watch in modalità notturna. Questa modalità ci permette di visionare l'orario, semplicemente smuovendo un po' l'Apple Watch, la basetta oppure il tavolo sul quale è appoggiato appunto l'Apple Watch. Ma iniziamo intanto a spacchettare questo prodotto, ragazzi, perché ho fatto delle riprese inerenti anche all'unboxing. Infatti, come possiamo vedere, all'interno di questo unboxing c'è ovviamente il prodotto, del quale adesso parleremo in maniera dettagliata, e sotto troviamo, oltre alla manualistica, anche un cavo dati Lightning USB da ben 2 metri, ragazzi. Infatti parleremo anche di questo. Inizio dicendo che questo prodotto è alto 12,1 mm ed ha un diametro complessivo di 104 mm. Parlando poi dei materiali, notiamo dei materiali veramente pregiati che giustificano in parte il costo elevato di questo prodotto, ma ne parleremo ovviamente alla fine del video. I materiali sono nella parte inferiore una microfibra vellutata, mentre nella parte superiore un rivestimento morbido in poliuretano che protegge ovviamente sia il nostro Apple Watch, qualora dovesse appunto cadere, sia la stessa basetta da graffi e urti. È disponibile in un'unica colorazione, ovvero la colorazione bianca. Apple sceglie il colore bianco perché il colore bianco, come ben sappiamo da molti anni, rappresenta ciò che è il mondo Apple. Quindi ha rilasciato questo dock in versione bianca. Tra l'altro, vi dico anche che gli accessori Apple solitamente li rilascia solo in colore bianco, anche perché vediamo le AirPods, ad esempio, che sono di colore bianco, oppure le cuffie Apple in generale, o altri prodotti accessoristici, Apple predilige appunto la colorazione chiara, quindi il bianco. Ma comunque andiamo a spiegare il funzionamento di questo dock. Come funziona? Allora, abbiamo una parte centrale che possiamo sollevare con le dita. Possiamo sia utilizzare questo dock da chiuso, quindi in posizione nettamente orizzontale, e poggiare il nostro Apple Watch lì sopra, ma solo con cinturino aperto, ragazzi. Infatti io vi farò vedere nel video anche la difficoltà che c'è con un cinturino chiuso a metterlo nella versione orizzontale, perché nella versione orizzontale c'è bisogno appunto di un cinturino aperto, il classico sport, che comunque non ha una chiusura completa a cerchio, mentre nel caso del mio cinturino sport loop che vi mostro appunto qui nel video, la posizione corretta è aprendo l'occhiello che c'è all'interno del prodotto e quindi alzare il supporto magnetico e poggiarlo lateralmente. Tra l'altro, ragazzi, così è veramente spettacolare, cioè a me piace tantissimo il design che ha questo prodotto con il mio cinturino azzurro, con il mio Apple Watch serie 4 e con la sua magnifica forma tondeggiante con la colorazione bianca. Veramente incredibile, ragazzi. Mi piace tantissimo il contrasto, Apple cura molto questi dettagli, soprattutto quelli estetici, e stavolta sono rimasto molto soddisfatto, pur essendo un prodotto comunque non nuovo.
Vi parlavo poi di cavo dati Lightning, ragazzi, perché il cavo dati Lightning serve per collegare questo dispositivo appunto alla presa di corrente. Ha una ricarica da 5 watt, se non sbaglio, massimi. Infatti si può utilizzare il caricatore in dotazione di iPhone all'interno della sua confezione o comprare un qualsiasi caricatore di qualsiasi wattaggio, tanto verrà limitato in maniera automatica questa ricarica appunto. E questo cavo, ragazzi, è di ben 2 metri, quindi abbiamo compreso all'interno della confezione un cavo dati Lightning di 2 metri. La cosa fondamentale e fantastica di questa cosa è che, qualora dovessimo rompere, perdere qualche cavo, abbiamo sempre un cavo di scorta, perché carichiamo il nostro Apple Watch, ma abbiamo quello di iPhone, quello di iPad, quello del nostro Magic Mouse, quello della tastiera, quello delle AirPods, abbiamo sempre un cavo dati disponibile. Ed è per questo che ho preso questo dock, perché fondamentalmente non mi cambierà la vita in generale, perché fondamentalmente è un dock per la ricarica, ma la cosa fondamentale è che riesco ad utilizzarlo con tutti i cavi che attualmente ho compatibili con i miei dispositivi Apple. Ma andiamo alla conclusione di questo video, ragazzi. Molto breve, una recensione, diciamo, molto breve e concisa, anche perché si tratta di un accessorio, non si parla di, diciamo, cose veramente stralunari. Basta solo appoggiarlo e verrà collegato magneticamente alla basetta dock, ripeto, il nostro Apple Watch. Ma andiamo a parlare di prezzo. Il prezzo costa attualmente 79 euro contro gli 89, se non erro, della sua uscita nel 2015. Ripeto, se non erro, che appunto si trattasse del 2015. Quindi circa 10 euro di sconto rispetto alla prima versione. Lo trovate sia su Amazon qui sotto in descrizione con un piccolo sconto, se dovessero essere ancora disponibili, o sempre qui sotto in descrizione sul sito Apple a 79 euro. Ragazzi, lo consiglio? Non lo consiglio? Beh, posso dirvi che questo prodotto è utile. Cioè, è utile. Io lo uso tutti i giorni quando vado a dormire. Prendo Apple Watch, lo levo dal mio polso, lo poggio lì e si ricarica completamente. Questa cosa è vantaggiosa. Sì, lo possiamo fare anche con il classico cavo in dotazione, ma la comodità che c'è quando prendiamo Apple Watch e lo poggiamo su un dock rigido e non su un cavetto così mobile è veramente diversa, completamente diversa. Io preferisco di gran lunga aver speso 80 euro per un supporto pregiato di qualità, con materiali di qualità, che mi permette di mettere in una posizione eretta il mio Apple Watch, farmi vedere la sveglia prima di svegliarmi, farmi controllare l'orario nelle ore pomeridiane, non lo so, qualsiasi cosa, basta che comunque mi dia un supporto in più. Io, usando il cavo classico in dotazione, non ho questa cosa, perché sì, lo poggio nella scrivania, lo metto in una determinata posizione, sì, sta in piedi, ma un po' precario, diciamo, non è il massimo da vedere. Mentre con questo dock io riesco a tenerlo dritto, nel frattempo vedo l'orario, nel frattempo ricarica, nel frattempo sono sicuro che lì, con quella basetta morbida e di qualità, non subirà nessun danno, che ne so, una caduta, non so, ci sbatto sopra e cade, si rompe, si graffia, assolutamente no. Credo che questo prodotto sia ottimo anche per quanto riguarda la sicurezza del nostro Apple Watch. Quindi, lo consiglio, non lo consiglio? Beh, dipende dai punti di vista. Se non avete mai acquistato un dock, quindi è il vostro primo acquisto, fatelo, perché è un grosso acquisto, ma fatelo una volta sola. Non comprate dock di seconde marche, che ne so, marche sconosciute, ma anche marche conosciute, perché fondamentalmente o c'è il filo intrecciato del vostro stesso Apple Watch, oppure comunque non sono granché. Io, personalmente, se posso consigliarvi, spendete una cifra grossa, in questo caso 80 euro, 79 euro, per poter completamente non acquistare più un altro dock. Perché vi assicuro, ragazzi, che una volta acquistato questo fantastico dock originale Apple, sicuramente non ne comprerete un altro. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo dock. Lo avete già acquistato in passato? Lo avete acquistato ora? Lo acquisterete prossimamente? Fatemi sapere cosa ne pensate, sia funzionalmente che esteticamente, e scrivetemelo qui sotto con un commento. Io, come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net, e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai!
Grazie a depolzain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito depolzain.net.